Bentrovati all'interno del format. Scusi, avvocato, cosa ne pensa? In collegamento dal studio legale, appunto, l'avvocato Giuseppe Libera. Avvocato, quanto le sta pesando questa quarantena forzata? Intanto siamo in collegamento da casa, non sono allo studio, da casa. Quanto mi pesa? Parecchio, parecchio, perché sono triste per i giovani, per le persone che non possono svolgere le proprie attività. È un dramma, stiamo vivendo un dramma. C'è poco da dissertare su questo. Speriamo tutti che finisca presto. Lei aveva avuto sentore inizialmente della gravità di questo momento di emergenza anche sanitaria, perché i numeri continuano ancora a crescere, in Sicilia ancora in qualche modo sono contenuti, però continuano a crescere. È d'accordo anche sulla nuova normativa firmata da Nello Musumeci, dal governatore? Tutti a casa, non si esce nemmeno per fare jogging e supermercati chiusi la domenica? Non mi va di fare polemiche, Zichini, non mi va. Devo dire che non sono d'accordo, non sono d'accordo. Qua ci vuole un provvedimento nazionale, si adeguano tutti. Non è che uno, la Sicilia fa un provvedimento, la Campania fa un altro provvedimento, insomma la gente impazzisce. E poi ho letto sul decreto, ognuno deve fare la spesa una volta al giorno, ma insomma. Si sta creando uno stato di ansia e di paura che secondo me è più forte del coronavirus. Ne sono convinto, non è basato sulla scienza quello che dico, è basato su una sensazione da uomo della strada, ma io ho questa sensazione. Quindi si diano una calmata tutti quanti, si è in guerra, quando si è in guerra, alla guerra ci devono pensare. Il generale dell'esercito, il comandante delle forze armate, i politici facciano un passo indietro, se la devono spiegare. Quindi, secondo me, i vertici della sanità. Questo Quindi ha avuto la mi sensazione che la politica inizialmente è entrata un po' a gamba tesa su questa emergenza sanitaria e Ma che sono adesso a stati livello europeo contraddittori. finalmente ci si è accorti che c'è un problema grave e serio. Sono stati ultra contraddittori. L'Europa, peraltro, veramente l'ha fatta grossa come c'era da aspettarselo, perché questa Europa non esiste se non nella carta. E quindi il risultato è tutto questo. Io credo che finita tutta questa emergenza, perché finirà prima o poi, con l'aiuto del Padre Eterno, non c'è poco da fare, finirà, verranno. Oh, tanti nodi verranno al pettine, per cui verranno fuori le cose positive. Ecco, questa Europa, per esempio, così com'è, non funziona, è meglio che la cancellano velocemente. Europa, no? Adesso chiaramente si guarda anche al lato economico, superata la fase emergenziale sanitaria, la salute prima di ogni cosa, però c'è un problema economico all'orizzonte, soprattutto dalle nostre parti. L'Italia mette in campo 25 miliardi, la Germania ne mette 500, la stessa Una Francia ne mette disparità, circa 200. che non si spiega assolutamente. 25 miliardi con 500 miliardi, assurdo. Non si spiega assolutamente. Qua doveva agire tutta l'Europa, ci voleva il capo del governo europeo che assumeva delle determinazioni in favore di tutta l'Europa e non saremmo arrivati a questo punto. E il brutto non è quello che stiamo vivendo in questi giorni, il brutto come hai fatto intendere tu, l'hai detto chiaramente, è quello che verrà dopo, quando ci saranno le macerie, i negozi che non apriranno più, professionisti che non apriranno più e via dicendo, fabbriche. Oggi l'Organizzazione Mondiale del Lavoro, l'OML, che fa un po' anche il pari con l'Organizzazione Mondiale della Sanità, l'Organizzazione Mondiale del Lavoro dice che
da una stima per quello che sta succedendo nel mondo per il coronavirus, perderanno il posto di lavoro qualcosa come 25 milioni di persone. Di fronte a un disastro del genere, credo che bisogna cominciarsi ad attrezzare, bisogna cominciare a trovare delle soluzioni, a ipotizzare delle strade. Ci vorrebbero al riguardo delle persone molto, comunque molto intelligenti, perché precedenti non ne abbiamo, precedenti recenti, insomma, vogliamo paragonare alla guerra mondiale, ma qua è molto peggio, qua è molto peggio. E tutto questo sta capitando in un momento in cui la classe politica mondiale, quasi, salvo qualche eccezione, e ha mostrato di essere, prima ancora del coronavirus, di essere una classe politica inadeguata. Quindi quello che accadrà, io sono un ottimista inguaribile per natura, ma niente, non ce la faccio a non pensare che vedremo cose brutte. Vedremo, io mi preoccupo delle persone, dei giovani innanzitutto, anche delle persone medie, di età, cinquantenni. Noi vecchi ormai la nostra vita l'abbiamo fatta, pazienza. Ma quelli che sono i giovani e le persone medie, sarà un disastro veramente. Non penso che abbiano... Per quel che riguarda quanto avvenuto nelle carceri settimana scorsa, ne abbiamo parlato anche nel precedente nostro incontro. Ecco, nel Cura Italia, insomma, è stato inserito il discorso relativo alle carceri, ai carcerati, evidentemente, per alcuni reati. Qualcuno parla di indulto addirittura. Qual è il suo pensiero sotto questo aspetto? È una situazione assolutamente eccezionale, tra l'altro è parecchio che in Italia non si fa una legge sull'amnistia, sull'indulto si potrebbe fare. Io in carcere lascerei soltanto, ora ma anche in tempi normali, soltanto le bestie feroci. Le bestie feroci non possono che rimanere in carcere. Quelle che hanno fatto atti di violenza incredibili devono rimanere in carcere. Ma chi non ha questo tipo di reato, chi ha poca pena da scontare a completare la sua sanzione, vanno rimessi in libertà subito. Ne vale per i carcerati, ne va per la polizia penitenziaria, c'è una situazione veramente brutta, 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 e va affrontata con persone di grande esperienza, non con giovani ministri che non hanno mai esercitato la professione. Chiedo scusa se dico questo, ma l'esperienza secondo me è fondamentale nella vita. Ecco, per quanto concerne allora lo scenario, a questo punto un'Italia che deve attraversare questa emergenza sanitaria, si aspetta il picco, l'abbiamo già detto, potrebbe essere tra una settimana. Siamo al buio, stiamo camminando al buio, non il picco, quando è sto picco? Boh, che ne sappiamo. Stiamo camminando al buio, se ne sente parlare di coronavirus da quando? A fine dicembre, mi pare, nel mondo. Siamo da gennaio, ecco, per essere da gennaio. Da gennaio, siamo a fine marzo, ora è esploso negli Stati Uniti, è esploso in Francia e Spagna. In alcuni stati non sappiamo quello che succede perché non arrivano notizie. Per esempio sembrerebbe che l'India è esente da tutto questo, mi fa piacere per loro. La Svezia, la Norvegia, può essere che così, magari, io me lo auguro per loro. Io credo che le notizie circolano male, salvo poi a vedere alcuni camion del militari che trasportano delle tombe, delle bare, pare da morto, e in tutte le giornate di tutte le marche, di tutte le televisioni private o nazionali o locali si vede questa scena. Quindi c'è un appiattimento, i giornalisti non se le vanno a cercare le notizie, pubblicano quello che pubblicano le agenzie e basta. E però, avvocato, in questo contesto dobbiamo dire che c'è stato detto sin dal primo minuto che
le notizie vengono ufficializzate e date a fornire i dati le regioni per quanto riguarda gli ambiti territoriali e la protezione civile a livello nazionale, tant'è che noi alle 18 abbiamo un'edizione straordinaria ogni giorno dell'informazione raccontata. E poi non dimentichiamo, Avvocato Lipera, mi consenta, di rispettare la privacy. Quindi noi non possiamo, anche se sappiamo che tizio che è stato riscontrato positivo al coronavirus si chiama Paolo Rossi, non possiamo dare il nome di Paolo Rossi, perché poi Paolo Rossi ha una famiglia, ha la sede lavorativa e quindi tanti colleghi, ha magari tanti amici, ha un condominio, e manderemo in allarme il mondo intero. Ma l'allarme invece lo mandate proprio il mondo intero. L'altro giorno leggevo un bambino di 4 anni a Marsala è morto, poverino, a carattere cubitale. Poi nell'articoletto, piano piano, piccolo piccolo, c'era scritto il coronavirus non c'entra. Scusa, ma questo non è creare allarme? Ma dico, ognuno si prende le proprie responsabilità, cioè, avvocato. Esatto, ma la stragrande maggioranza dell'informazione è così, è così. E Sgarbi, poverino, è stato attaccato, però voglio dire, anche lui si rifaceva a pareri di certi medici considerati dei luminari, che la mattina hanno detto una cosa e il pomeriggio ne hanno detto un'altra. Giustamente Sgarbi gli ha detto, ma si mettono d'accordo fra di loro queste persone prima di fare queste dichiarazioni. C'è molta disinformazione, su questo non ci sono dubbi. Anche la parte scientifica, Avvocato Lipera, all'inizio dell'emergenza ha litigato sullo spiegare, sul modo di spiegare appunto cosa stavamo vivendo, a cosa stavamo andando incontro. Qualcuno ha parlato di una sindrome influenzale o poco più, altri hanno detto no, attacca soltanto gli anziani, moriranno soltanto quelli che hanno già patologie, tant'è che la stessa Gismondi del Sacco di Milano ha detto, la virologa, bisogna fare l'autopsia ad ogni vittima di coronavirus per capire quali sono le cause. Insomma, anche tra loro non sono andati d'accordo. All'inizio il messaggio non è stato molto chiaro per tutti, no, non soltanto per noi media. Anche adesso non è chiaro. Loro dicono non è chiaro, come si giustificano? Dicono non è chiaro perché non lo conosciamo fino in fondo, il coronavirus inteso come Covid-19. E quindi lo stiamo studiando, stiamo cercando di trovare gli accorgimenti per poterlo isolare. Bastava dire questo, è una novità per tutti, signori, perdonateci, stiamo studiando per capire che cos'è, che cosa non è. Comunque, fatto sta che potrebbe anche essere una soluzione. Senta, avvocato, proprio perché vogliamo lasciare anche un segnale positivo, no? Perché sono in tanti che ci stanno seguendo, sono tutti a casa. Ecco, anche lei aderisce all'hashtag Io resto a casa, evidentemente. E quindi, diciamo, barba, sono a lutto, mi sono fatto la barba. Non ha fatto la barba? No, non la sto facendo. Fino a quando non si risolve questa cosa non ne farò barba. Ma è una forma di protesta? No, è una forma di lutto, di dolore. Il dolore per tutte le persone che soffrono, per quelli che sono morti, per queste strade deserte, per questi ragazzi che non possono giocare, non possono vivere. Gli stiamo togliendo, non noi, dico, questo coronavirus sta togliendo loro giorni della loro vita che non saranno mai più restituiti, saranno persi e basta. Non è giusto tutto questo. Ma durante la giornata avrà dei momenti di svago? Io so che lei ama tantissimo cantare, che ama tantissimo stare in compagnia, non è il caso, a parte i suoi familiari evidentemente. Dico, ma riesce anche a cantare durante le sue giornate, le sue lunghe giornate a casa? No, è capitato, non è una cosa che capita sempre, non c'è lo spirito, diciamolo seriamente, con lealtà, non c'è lo spirito. Va bene, allora lo scenario, diciamo, non è troppo positivo sotto questo aspetto. Allora, in questo momento stiamo vivendo un dramma, è una tragedia. Lanci lei, per chiudere questo nostro appuntamento di oggi, 20 marzo, l'appello a restare a casa, perché se restiamo tutti a casa, verosimilmente riusciamo anche a uscirne prima da questa situazione. Prego, avvocato.
stanno dicendo che bisogna stare a casa, se le cose forse si sistemeranno, quindi obbediamo a quest'ordine, tanto male non ne fa. E fra una settimana, quindi oggi è 20, quindi oggi è il primo giorno di primavera, perché l'anno è bisestile, quindi il 20 marzo, il 27, ci vediamo il 27, giusto Techini? Se Dio vuole, se, 27, se, sì, se, se, se. oggi è entrata la primavera, bisogna essere anche Oggi è entrata positivi. la primavera. Già si sa che ci sarà una settimana di pioggia, lasciamo perdere. Tanto non usciamo, siamo a casa. Speriamo che la settimana prossima le cose saranno andate meglio e la prima cosa che farò, mi toglierò la barba, ok? Grazie. A voi. Possiamo andare in sigla? Grazie, grazie all'avvocato Giuseppe Ciao, Lipera. ciao, ciao.